Salve, questa è la recensione, il confronto tra a sinistra il TomTom Start 60 e a destra il TomTom Start 62. Per quanto riguarda i menu, se io vado nel menu, vedete, un po' è cambiata la grafica, però i pulsanti sono quasi gli stessi. Qui c'è By A per impostare la destinazione, poi qui c'è Visualizza mappa, pianifica percorso, servizi, impostazioni, aiuto. Qui invece c'è By A, aggiungi, beh, casa, sarebbe l'indirizzo di casa, del lavoro. Qui ci sono le destinazioni recenti, poi qui c'è il percorso corrente, questo sono impostato, e le mie posizioni. Nel caso in cui poi vedete qui hanno aggiunto praticamente i parcheggi, le stazioni di servizio, i servizi TomTom, poi qui c'è avvia registrazione, poi ci sono le impostazioni. Nelle impostazioni ritroviamo l'aspetto. Cioè, vedete, posso fare il zoom automatico, anteprima uscita strada, passaggio automatico, visualizzazione mappa, display e così via. Il touchscreen, vedete, è sempre resistivo, quindi c'è bisogno un po' più di voci. Qui vedete, posso leggere ad alta voce il nome della strada, le istruzioni in anticipo. E così via. Qui invece pianificazione percorsi, suoni, avvisi, le mappe, ci sono circa 45 paesi, sistema, lingua, di misura e così via. Qui da quest'altra parte c'è pianifica percorsi, le impostazioni sono qui, i servizi abbiamo. Vedete, soltanto traffico e autovelox. Il traffico e l'autovelox sono entrambi a pagamento. L'autovelox si fa praticamente l'abbonamento annuale. Questa è la novità dell'avvia registrazione. Praticamente qui vado a registrare il percorso. Qui vado a stoppare. Sto continuando, mi sono andato a registrare. Ah, si va qui, interrompi registrazione. E si interrompe. Si può dare un nome. Poi faccio aggiungi. E la traccia è stata salvata, vedete, nei miei percorsi. Ora se vado nelle impostazioni, i miei percorsi, vedete, si è aggiunto. Vedete, quello che ho salvato prima. Qui quanto riguarda le dimensioni, vedete, sono pressoché identici. Vedete, in questo caso cambia, vedete che ci sono le casse qui, nel TomTom 62, poi c'è la porta USB che si trova qui, mentre da quest'altra parte si trova qui, Start 60. Il pulsante di accensione, anche questo è cambiato, si trova sempre sulla sinistra, però qui vedete più grande, qui vedete un po' più piccolo.
dimensioni dello schermo. E se li metto, vedete, uno sopra l'altro, sono pressoché identici. Ho impostato ora, vedete, in entrambe le parti un viaggio Milano, Roma, centro, Milano, centro città. Vedete, i due navigatori mi danno 5 ore e 46 il primo, traffico 8 minuti, e l'altro mi dà 5 ore e 38, 577 km, 579. È stato messo ovviamente il percorso più veloce, vedete la differenza. Tra i due, qui posso andare, vedete, a vedere anche il percorso, mi dice, come si chiama, Autovelox, i tutor che ci sono, i distributori di carburante, qui invece me li dice ovviamente lungo il percorso, non me li dice qui. Qui ci sono le impostazioni, posso andare premendo sull'orologio, posso impostare l'orario di partenza, qui le informazioni, ah, mi dice qui. Il traffico lungo il percorso è stato non disponibile perché bisogna avere l'abbonamento. Vedete? Bisogna collegare il ricevitore. Qui mi dice Autovelox, che sono quelli là fissi, che mi pare che sono già precaricati. Vabbè, queste sono le stazioni di più vicine. Autovelox non. Cercherò di premere contemporaneamente i due pulsanti, vedere il percorso quando impiega. Vedete, meno male. Forse era più vicino. Arriverai a destinazione alle 16:54. Qui si può andare a aumentare il volume 100 nel metri, tom tom prendete start. la seconda a destra, via Arno. Qui invece, vedete, posso andare a disattivare le istruzioni vocali, posso fare lo zoom. Qui si può attivare la modalità notturna. Qui via. Per quanto riguarda le confezioni, vedete le confezioni del Tom Tom Start 62, questa qui, questo è il Tom Tom Start 60. All'interno del TomTom Start 60 abbiamo il cavo USB, micro USB, questa presa accendisigari, e qui ci sono la custodia, il libretto di istruzioni, il TomTom, qui vedendo TomTom.com get started, è quello praticamente per andare a installare l'applicazione per il computer per fare aggiornamenti di GPS e delle mappe. Ed in questo caso questo tipo di navigatore qui, vedete, ah, non ha le mappe infinite, aggiornamenti video, vedete, ma soltanto gli aggiornamenti della TomTom Map Share Community. Qui invece TomTom Start 62, questa è la confezione. All'interno, beh, c'è questo libretto delle istruzioni. Vedete? Poi c'è l'extra care per aumentare la garanzia. Poi all'interno c'è sempre la custodia in plastica, e
c'è il cavo USB accendi sigari e basta. Questa è la confezione, quindi praticamente dal punto di vista dell'equipaggiamento della confezione sono identici. Sono andato a vedere nell'impostazione del percorso che avevo impostato prima, vedete qui ci sono le varie opzioni per cancellare, per saltare la sosta in caso in cui inserisco una sosta, trovare un'alternativa se voglio passare per esempio da qualche parte, evitare una strada bloccata, evitare le strade a pedaggio, evitare una parte di percorso, mostrare istruzioni, qui praticamente vabbè, mi dice tutto il menu delle varie indicazioni che mi dice, aggiungere la sosta, aggiungere i miei percorsi, cambiare il tipo di percorso, cioè anziché fare con l'auto, vedete posso scegliere bicicletta oppure a piedi, riordina le soste. Oppure qui posso fare un'anteprima del percorso. Qui si può aumentare il volume delle indicazioni. Vedete? Al 100% è molto forte, quindi il volume è più forte rispetto al modello precedente. Ho collegato, vedete, il mio dispositivo TomTom Stats 62 al computer tramite l'applicazione TomTom, vedete, My Drive Connect. Questi sono gli aggiornamenti. Vedete, posso vedere il mio dispositivo, il mio contenuto, il mio account. Posso andare a fare gli aggiornamenti. Vedete, in questo caso mi dice di aggiornare il software di navigazione, gli aggiornamenti della TomTom Mapshare Community, la mappa e l'aggiornamento, vedete, autovelox perché per i primi mesi è compreso. Vado ad aggiornare e mi dice spazio di memoria insufficiente. Posso rimuovere alcuni contenuti inutilizzati oppure ho una scheda di memoria del tuo dispositivo. E qui mi dice che la scheda ovviamente di memoria non c'è. Vedete, la scheda di memoria, vedete, mi dice che si trova nella parte sottostante. C'è il cassettino, cosa che invece il TomTom Stats 60 non aveva. Se invece vado a fare, rimuove alcuni contenuti utilizzati. Posso andare, vedete, ad eliminare da una parte, installare e disinstallare, vedete, le varie lingue per esempio che non mi servono, perché ci sono ovviamente le lingue di tutti i paesi, 45 paesi. Vedete, una volta, vedete che ho eliminato praticamente tutte le voci del navigatore che non mi servono, cioè rimasto soltanto le lingue italiane e quelle inglese. Posso installare gli aggiornamenti della mappa. Vedete? Tutte le voci me le salva sul mio account e non vanno perse. Faccio conferma, accetto e continua e mi tramite il wifi vado a scaricare tutti gli elementi. Ovviamente la procedura mancano 18 minuti. Poi dopo procederò anche all'aggiornamento delle mappe della community TomTom. Nel frattempo che procede con l'aggiornamento, sono entrato, vedete, nelle impostazioni sistema. Qui praticamente posso vedere le info sul navigatore. Mi dice il numero di serie. Ovviamente posso scorrere il menu anche col touch, se lo vedete è molto
complicato, conviene più con le frecce. Mi dice l'ultima connessione al My Drive, la mappa dell'Europa, la versione di maggio 2018, vedete? 127 MB di spazio libero. Questo volevo farvi vedere perché praticamente è necessaria la scheda di memoria. Forse prima ho detto un'inesattezza. Se vado a, vedete, a togliere la ventosa tramite uno sgancio, qui porta la scheda di memoria, vedete, laterale, la scheda micro SD. E la stessa cosa vale anche per il TomTom Start 60, che ha, prima ho detto che non la portava, in realtà c'è lo slot, però non è compresa la scheda di memoria, come qui. Qui si può andare a formattare la scheda, ripristinare il dispositivo, impostazioni batteria, cioè praticamente mi dice che il dispositivo va in standby quando è disconnesso dall'alimentazione. E poi c'è le informazioni personali e privacy, vabbè, questo non ci interessa. E sul TomTom Start 60, vedete, per quanto riguarda la scheda di memoria, la ventosa si può togliere, però questo pezzo qui no, dove è attaccata la ventosa, e qui porta, vedete, la scheda, la micro SD, in questo caso la porta da 4 giga, però potete metterla fino a 64, anche 128, ovviamente sempre in formato micro SD. Un'altra cosa particolare che posso fare nell'impostazione è che se premo su questo, vedete, qui mi dice le informazioni, però non era questo che volevo farvi vedere. Se torno indietro e vado nel menu impostazioni, vedete, qui scorro fino alla fine. Tramite questa piccola matita, premendo sopra, vedete, posso andare a cambiare la disposizione delle icone. Vedete? La posso spostare a destra e a sinistra. Ecco qui, ho completato l'aggiornamento. Vedete, è arrivata al 100%, ora ci vuole 1 ora e 3 minuti per aggiornare il dispositivo. Vabbè, mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.